fischio dell'arbitro, inizia la partita tra Catanzaro e Pescara, gara valevole per la 13ª edizione del torneo nazionale degli avvocati. Primo pallone gestito dal Pescara nella propria metà campo. Fa ripartire ma recupera subito il Pescara. Non è giocato in mezzo, intercettato, la tiene ancora viva Zuppa. Cambia lì sulla destra con il compagno, cerca spazio. Pallone che arriva in qualche modo al compagno, limite dell'area di rigore, si gira, va col sinistro. La parata del portiere, un po' in pressione, libera di Giuseppe Catanzaro, ma non fa molto a stare il pallone. Recuperato dal numero 10, fa mettere in mezzo, il pallone ancora in aria, allontana poi la difesa che si ferma e ritorna all'indietro. La filtrante in avanti, De Filippis non ci può arrivare, l'anticipo da parte del 13 del Catanzaro Olivieri. Pallone recuperato ancora dal Pescara in attacco, va a saltare un avversario. Amendola vince il ripallo, se la porta sul destro, l'apertura per De Filippis, linea di rigore, ma col destro, palla fuori. Fischio dell'arbitro, corner per il Pescara, messo in mezzo, colpo di testa e c'è la rete, il vantaggio della squadra abruzzese. E 1-0, si sblocca il risultato al 12° minuto di gioco. Caligiuri, Magro, va col sinistro, la parata del portiere che non la blocca. Giampà prova la ribattuta, tiro fuori. Caligiuri abbatte velocemente, Giampà, l'apertura per Perri. Avanza il 2 sulla destra. Cross in mezzo. C'è l'intervento difensivo provvidenziale di Sant'Angelo. Olivieri. Cosco. Caligiuri cerca l'apertura sulla destra. Perri la controlla, elude la pressione, avanza Perri, ancora si accentra il numero 2, bella azione personale. Magro cerca Giampà con un filtrante, entra nel rigore, Giampà col sinistro, una grande parata del portiere del Pescara. Corner per il Catanzaro. Palle in aria, non ci arriva il compagno. Ripartire Pescara in anticipo, Amendola che si lancia, pallone che arriva in campo, avanza sulla sinistra, pallone messo in mezzo, preciso, Valente davanti al portiere, lo salta ancora Valente, se la porta col sinistro, il tiro non c'entra lo specchio. Magro, apertura per Perri. Perri può avanzare, la tiene in campo. Avanza il numero 2, si ferma, aspetta il movimento dei compagni per Magro, pallone troppo timido, recuperato e non c'è più tempo. Finisce la prima frazione, 1-0 per il Pescara contro il Catanzaro. Fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo tra Catanzaro e Pescara, prima frazione che si è chiusa con l'1-0 del Pescara. Primo pallone giocato invece dal Catanzaro. Magro palla all'indietro, siamo il 18, sulla sinistra. Pallone recuperato però da Pescara da Sant'Angelo, che l'apre poi sulla sinistra. De Kellis ha un po' di campo, avanza De Kellis, la mette in mezzo tesa, c'è l'indecisione, poi quasi autogol, la traversa colpita dal Catanzaro. Corner per il Pescara, la messa forte in area di rigore, esce il portiere con i pugni che la allontana. Amendola, salto l'avversario, Amendola col destro, tiro debole fuori, lancio lungo, Sant'Angelo, la sinistra di Kellis, in mezzo ancora, va ad avanzare, va col tiro e c'è il gran gol del Pescara, 2-0. De Kellis attacca, palla lunga in mezzo in area di rigore, Amendola tutto solo la mette in mezzo, Manzo cerca il pallonetto e c'è il gran gol, 3-0 del Pescara. Giampà per Magro,
ancora Giampa all'apertura sulla sinistra a cercare Perry. Perry mezzo a due, ancora in possesso del pallone. Va a pressare il numero 3 Mincarini. Perry riesce a passare in qualche modo, ma col destro la parata del portiere. Scarico per Pileci. Magro. Salta l'avversario, sorteggia. Ancora in mezzo. Recupera subito per Catanzaro sulla sinistra. Magro, cercano due, intercettano Mincarini. Amendola, inceso in pallo. Mincarini si lancia. Avanza il 3. Gioca in mezzo per Manzo, un po' di campo. Arriva in area di rigore. Manzo davanti al portiere. Non c'entra lo specchio. Grande occasione mancata da Manzo per il 4-0. Sbaglia l'appoggio, recupera subito il Pescara sulla sinistra. Di Biagio, Manzo si gira, pensa alla conclusione, la prova e c'è un gran gol di Manzo. 4-0 per il Pescara. Ancora va sul fondo, trova il traversone, diventa un tiro, la pare il portiere. Pallone che era rimasto in campo secondo l'arbitro, si continua a giocare. Recupera Lippo il pallone. De Filippis. Palla messa in mezzo di prima per Manzo, di rigore. Manzo, c'è la conclusione, colpisce il palo. Manzo. Lippo. La testa e serve Sant'Angelo. Va ad avanzare per Pescara con Manzo. Apertura poi sulla destra, precisa per Amendola, entra di rigore Amendola tutto solo e batte il portiere. 5-0 per il Pescara. Apertura sulla destra per Magro, un po' di campo. Avanza Magro, si accentra, se pensa alla conclusione, la prova, la parata del portiere che la blocca. Avanzare il Pescara che si distende, Manzo. C'è stata la posizione di De Kellis, Manzo la premia, De Kellis in area di rigore, c'è Zuppo tutto solo, De Kellis col destro, c'è un altro gol per il Pescara, 6-0. Grande occasione per il Catanzaro, pisterà con il sinistro, supera la barriera, la parata facile del portiere. Finisce la partita, 6-0 tra Pescara e Catanzaro.